Sì, bellissima emozione e soprattutto esperienza. Il risultato però dice che abbiamo fatto male tutti, dobbiamo al più presto rialzarci. No, io mi alleno tutti i giorni, dando il 100% per mettere in difficoltà il mister, poi a lui la scelta. No, il mister lo conosco bene, già l'ho avuto in ritiro, quindi lavoro come ho sempre fatto. È molto importante, ti aiuta a crescere. Io ho avuto anche un mister che mi ha aiutato tanto, che è Mister Bosi. Mi ha dato fiducia e ha curato le mie imperfezioni. Come ho già detto, mi alleno tutti i giorni al massimo. Poi il mister fa le sue scelte e certo ci spero a giocare. Sì, è un bel giocatore, l'ho visto, un terzino sinistro se non mi sbaglio. È il meglio che c'è come giovane in quel ruolo, secondo me. Molto caratteristiche simili alle mie, quindi bel giocatore. Repubblica. No, io preferisco lavorare sul campo, queste cose non mi riguardano. Sì, non ci possiamo nascondere, è una partita importante, dobbiamo far punto assolutamente. Cos'è che dovete fare però nella testa? Bisogna stare tutti uniti, quella è la cosa più importante, dare il 100% in campo e vediamo piano piano i risultati arrivano. Faccio una domanda. Importantissimo, loro sono fantastici e speriamo che domenica ci sarà molta molta gente allo stadio. Sport Italia. Ciao Giuseppe, senti, cosa hai pensato quando la società ha venduto da Prelà e non ha acquistato nessun esterno sinistro? No, alla fine mi ha dato fiducia, perché per un giovane l'importante è avere fiducia e poi stando con i grandi tu impari piano piano e il momento arriva, se lavori e in campo dai sempre il massimo. Sì, tante belle sensazioni che piano piano, prima con mister Ballardini, poi con mister Iachini, piano piano mi sto togliendo molte soddisfazioni. Speriamo che domenica arriva la vittoria e sarà un'altra bella soddisfazione.